porta spia. Va bene comunque, Dudu. Stavo pensando che ho preparato il mio regalo per te. Eccolo qua, è proprio sotto di pompon. E certo, perché stasera finalmente viene Babbo Natale e tutti i bambini saranno felicissimi. Che cosa? Come fa Babbo Natale a consegnare tutti i regali con questo freddo? Ma Babbo Natale ormai ama il Natale e quindi non si interessa se dovrà affrontare buffet e tempeste. A lui importa solo che i bambini siano felici. No, 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 no. Per carità, per carità! Un anno è capitato che Babbo Natale non volesse andare a consegnare i regali a Natale e andarci quando faceva caldo. Ma fu un'idea pessima. Che cosa? Non lo sai? E allora adesso te lo racconto io. Guarda, mi metto comoda qui. Il Natale precoce di Babbo Natale. Babbo Natale terminò di abbottonarsi la sua maglia più pesante, si infilò due grossi maglioni e indossò la sua giacca rossa. Poi nell'ingresso prese anche la sciarpa. Che notte per uscire, disse mentre la grandine batteva contro i vetri e i fiocchi di neve turbinavano davanti alla porta. È una serata per stare seduti accanto al fuoco e mangiare pane arrostito e burro. Si infilò i calzini più pesanti, scosse il fango dagli stivali e cercò i suoi guanti. Mentre si guardava allo specchio pensò: per forza la gente crede che io sia così grasso, con tutta questa roba addosso. Fuori dalla porta, Rudolf, la renna, scalpitava impaziente di partire. Babbo Natale controllò che ci fossero tutti i regali e galoppò via, in uno sfarfiglio di neve, verso l'inospitale cielo notturno. Oh, oh, oh! Ripeteva a voce alta, ma ciò non lo rallegrava come sempre, Dudu. Disse: quest'anno non riesco proprio ad entrare nello spirito del Natale, Rudolf. Ma perché lo fanno venire sempre d'inverno quando fa così freddo e il tempo è così perfido? Rudolf soffiò sui campanelli della slitta, che erano ormai diventate altrettante palline di ghiaccio. Sono d'accordo, disse. Questo non è tempo per viaggiare. Una renna potrebbe anche rompersi una gamba. Si fermarono su un tetto ripido reso scivoloso dal ghiaccio. Rudolf guardava di sottecchi Babbo Natale, impacciato dai suoi vestiti pesanti. Non potresti fare a meno di passare dal comignolo quest'anno? Chiese a Babbo Natale, ma lui scosse la testa e disse: e come potrei entrare allora? Vuoi forse che bussi alla porta? Infilando cautamente prima un piede e poi l'altro nella cappa del camino, si tappò il naso e si lasciò andare via nel buio. Ma aveva addosso tanti di questi vestiti troppo grossi per poter scivolare nella grata del camino e poi nella stanza. Così Dudu rimase bloccato a metà nel camino. Allora lui iniziò a dimenarsi e poi a brontolare, a trattenere il fiato cercando di rimpicciolirsi. Il fuoco covava ancora sotto la cenere nella grata sotto di lui e gli sbuffi di fumo lo facevano tossire. Intanto le suole dei suoi stivali cominciarono a riscaldarsi un po' troppo e solo quando Rudolf gli rovesciò addosso il sacco dei regali, Babbo Natale saltò fuori dal caminetto come il tappo di una bottiglia. Mai più, profonchiava, mai più, il Natale dovrà arrivare più presto l'anno prossimo. E anche quando aveva già distribuito i regali ed era ritornato su, continuava a lamentarsi. Mai più, l'anno prossimo arriverò prima. Allora, quando? Chiese Rudolf mentre attraversava un cumulo di neve. Luglio, disse Babbo Natale, e si sentì meglio al solo pensiero. Ma Luglio, Dudu, arrivò prestissimo e Babbo Natale era così occupato a preparare i regali che non poté nemmeno andare in vacanza. Beh, dicono che una novità fa bene come una vacanza, disse a Rudolf. Quest'anno desidero davvero che il Natale arrivi. Tira fuori il carretto a sue ruote, Rudolf. Non abbiamo più bisogno di prendere quella pesante slitta. Poi Babbo Natale si fece la barba. E certo, perché lui se la faceva crescere d'inverno, solo per tenere la faccia più a caldo. Indossò i suoi jeans preferiti, una maglietta e dei sandali. Poi si guardò allo specchio.
Veloce come un levriero! Esclamò e filò fuori di casa. A causa di quell'ondata di calore, tutti i tetti erano asciutti e facili da scalare. Il carretto a sei ruote scivolava via leggermente e Rudolf era riposatissimo quando attraversarono sul primo tetto. Il comignolo stretto non rappresentava più una difficoltà per questa volta per Babbo Natale. Scivolò giù nel camino facilmente come una lettera in una cassetta della posta. Si piantò sul tappeto starnutendo col naso pieno di fuliggine, ma guardandosi intorno vide che qualcosa non andava. Non c'era nulla, tutù. Non c'erano i bicchierini di liquore e nemmeno i pezzi di torta a dare il benvenuto a Babbo Natale. Non c'era l'albero, non c'erano le decorazioni. Mancavano addirittura i regali che il babbo e la mamma erano solitamente scambiarsi fra di loro. La casa aveva un aspetto vuoto, tutù. Non c'era nulla, era nuda. Poi, ad un tratto, la verità lo colpì e disse: la famiglia è andata in vacanza. Ma che roba! Sono andati in vacanza senza nemmeno pensare a me. Deluso, risalì nella cappa del camino con tutti i suoi regali. Non mi aspettavano, disse, mentre a fatica tirava fuori dal camino fradicio di sudore per il calore. Sono andati tutti in vacanza, Rudolf. Roba da non credersi. Rudolf intanto aveva un bel da fare per difendersi dalle zanzare. D'inverno non ci sono tutti questi insetti, non ci sono, brontolò mulinando la coda. E la stessa cosa capitò anche nelle altre case che visitarono. O la famiglia era in vacanza, oppure i bambini erano ancora svegli perché faceva tanto caldo. Più di una volta Babbo Natale dovette risalire precipitosamente il camino per non farsi vedere. Addirittura una famiglia chiamò la polizia, credeva che ci fossero i ladri. Un ladro! Un ladro! Dicevano al telefono, ce n'è un altro sul tetto! Mai più, mai più, disse Babbo Natale mentre galoppava veloce verso casa. Intanto tutti i regali non consegnati sbattevano rumorosamente dietro di lui. Presi per dei ladri, più di questo cosa ci potrà succedere? Mai più. Per poter fare le cose per bene, gli toccò consegnarli come sempre alla vigilia di Natale. Si abbottonò la maglia più pesante, si mise il maglione e la giaccona rossa con i bordi di pelliccia, si arrotolò la sciarpa ed infine si infilò i guanti. Rudolf trascinò fuori la pesante slitta e galopparono via in mezzo ad una violenta nevicata senza dire una parola. Babbo Natale non aveva voglia di lanciare il suo grido di incoraggiamento. Oh, 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 infatti, non gli riusciva nemmeno di emettere un piccolo oh. Si era dimenticato di infilare il secondo paio di calze, tutù, e cominciava a sbattere i denti perché sentiva troppo freddo. Quando arrivarono al tetto col comignolo stretto, Babbo Natale si strinse la cintura e si mise il sacco in spalla. Si sedette in cima al comignolo e si lasciò scivolare e disse: non so proprio chi me lo fa fare, brofonchiava mentre faticosamente si calava giù. Poi sparì alla vista di Rudolf. Di sotto, nella sala, 10 festoni coloratissimi attraversavano il soffitto come 10 arcobaleni di carta. Un alto albero torreggiava in un portavasi rosso, con i rami spalancati a tenere in equilibrio innumerevoli lucine colorate. I suoi aghi erano adornati da ghirlande argentate e il riflesso della neve illuminava la stanza tutta bianca di luce, facendo spiccare tutti i 50 cartoncini. Tanti auguri, buon Natale, con amore, per Babbo Natale. C'era scritto proprio così, per Babbo Natale, su un bigliettino dorato vicino a una bottiglia di vino dolce e un pezzo di torta. Babbo Natale bevve, mangiò e si guardò intorno, provando una sensazione sconosciuta di calda tenerezza. Di sopra i ragazzi dormivano avvolti in calde coperte colorate. Oh, che bellezza il Natale! Sospirò e poi un nodo in gola gli impedì di dire ho ho ho! Tornò sul tetto. La salita non gli sembrò mai così difficile, mai, 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 mai. E la sua barba invernale impedì alla fuliggine di andargli su per il naso. Mi dispiace, Rudolf, disse saltando fuori dal comignolo, ma in futuro io consegnerò i miei regali solo alla vigilia di Natale. Sembrava che Rudolf non stesse ascoltando Dudu, perché stava osservando le stelle. Scintillavano sui tetti tutti innevati. Una luna argentata tremò al suono delle campane di Natale. Oh, 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 disse la renna emettendo nuvolette di fiato. Che bellezza il Natale!
Ti è piaciuta questa storia, Dudù? A me è piaciuta tantissimo. E a voi ragazzi, mi raccomando, fate i bravi che questa notte arriva Babbo Natale. Fata Rugiada e l'orsetto Dudù vi aspettano domani, come sempre. Un bacio, buonanotte! Ricordate che ognuno sarà un po' speciale. Buon Natale!